Benvenuti in questa lezione. Perché ho scelto questo argomento, così complesso e anche molto articolato? Perché è importante, poter interagire con l'approccio al tasto nelle diverse modalità fin da subito. Quindi anche coloro che si affacciano allo studio del pianoforte anche da poco tempo, è bene saper consapevolmente distinguere le varie modalità. Quindi, a differenza dell'articolazione e del legato senza articolazione, che sono modalità tecniche che servono per legare i suoni, in questo caso parleremo appunto del portato, dello staccato e del pizzicato, che sono modalità tecniche che vi permettono di eseguire i suoni separati. Esaminiamo il primo, il portato. Il portato è una modalità tecnica che appunto vi permette di eseguire i suoni non legati fra loro. Possiamo distinguere, diciamo, due modalità principali. Il primo è recidendo il suono, quindi tagliando il suono in una maniera più decisa, più secca. La seconda modalità è permettendo al suono di mantenere una piccola codina, quindi avendo un taglio del suono meno netto. Vediamolo in pratica. Nella prima modalità, quando vado via dal suono, tengo il polso fermo. E quindi appena sollevo l'avambraccio andrà via anche il dito dal tasto in questo modo. Nella seconda modalità lascerò libero il polso. E quindi sollevando l'avambraccio il dito si staccherà dal tasto qualche attimo dopo in questo modo. Passiamo ora allo staccato, che, come anche la parola un pochino descrive, deve sembrare un suono che rimbalza, che va via subito, un po' come il gesto che dovrà compiere la mano. Vediamolo in pratica. Si può anticipare una piccola caduta. E anche la caduta, diciamo, possiamo anche distinguerla in due modalità diverse, o con il polso fermo o con il polso sciolto. E dopo la caduta, quindi una volta toccato il tasto, si deve rimbalzare via, in questo modo. E anche in questo caso, volendo, potremmo distinguere due modalità, il gesto di andare via dal tasto, o con il polso fermo per un suono un po' più secco, in questo modo, in modo più consecutivo. Polso morbido per un suono meno secco, seppur sempre breve nel caso dello staccato, in questo modo. Infine parliamo del pizzicato. Anche qui il termine descrive già un po' quello che sarà il suono, che deve ricordare come una corda pizzicata. E per quanto noi pianisti non interagiamo direttamente sulla corda, ma abbiamo come mediatrice la tastiera del pianoforte, utilizzando un certo gesto tecnico, realizzeremo un suono che ricorda appunto il pizzicato. Per questo gesto tecnico, la parte più importante che dovrà compiere il movimento fondamentale per questo tipo di gesto tecnico sarà l'articolazione centrale del dito. E per articolazione in questo caso non intendo un gesto tecnico, ma intendo proprio un punto specifico della mano, del dito, quindi questa parte qua, questa articolazione qua. Partiamo dal tasto ed eseguiamo un gesto che possiamo descrivere come un tirare con energia indietro la metà esterna del dito, questa parte qua, la parte esterna, mediante appunto la rotazione di questa articolazione. Quindi questo è il movimento. Proviamolo su alcune dita. Per il pollice è un pochino più complessa la situazione perché, essendo un dito che ha una postura differente, il pizzicato si può realizzare mediante un gesto verso l'esterno o verso l'interno, sempre senza esagerare in entrambe le due direzioni. Quindi su tutte e cinque le dita. Con questo gesto tecnico quindi otterremo un suono definibile pizzicato. Bene, siamo giunti alla fine di questa lezione. Vi consiglio di esercitarvi a mani divise e a mani unite su queste tre modalità tecniche, da lento a veloce. Lasciateci un like e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Buono studio e alla prossima lezione!